Infine, un'ultima osservazione per far vedere come si può imparare anche dagli errori, facendo ragionamenti intuitivi di fisica. La prima volta che ho risolto questo problema in classe con gli studenti, al momento di derivare y alla 3 mezzi, mi sono dimenticato di inserire anche di moltiplicare per la derivata rispetto al tempo di y. Infatti, y è funzione del tempo. Y abbiamo visto che rappresenta la posizione che raggiunge l'asta, l'altezza che raggiunge in ogni istante. E y punto è la velocità con la quale l'asta si trova ad oltrepassare la quota y. Inizialmente io non avevo inserito y punto e quindi la rapidità di aumento dell'area semplicemente veniva 2 diviso radice di a per la radice di y. Ma questa formula è chiaramente assurda dal punto di vista fisico, perché secondo questa formula la rapidità di aumento dell'area della spira dipenderebbe soltanto dall'altezza raggiunta, quindi da y, l'altezza raggiunta dall'asta, indipendentemente dal fatto che l'asta, quando raggiunge quell'altezza y, vada veloce o vada lenta. Cioè, secondo questa formula sbagliata, un'asta che raggiunge l'altezza y e in quel momento va molto lenta, oppure va in quel momento molto veloce, questi due casi dovrebbero dare la stessa rapidità di aumento dell'area, ma questo chiaramente è assurdo, perché se l'asta, quando arriva y, sta salendo molto veloce in quel momento, è chiaro che l'area aumenta con più rapidità. Se invece l'asta, quando giunge all'altezza y, sta andando pianissimo, è chiaro che l'area sta aumentando pochissimo, cioè l'area resterebbe quasi costante se l'asta si muovesse lentissimamente. Quindi è chiaro che questa formula non ha senso dal punto di vista fisico, perché la rapidità con cui aumenta l'area non può non dipendere dalla velocità che ha l'asta quando si trova all'altezza y. Deve dipendere dalla velocità dell'asta. Maggiore è la velocità con cui l'asta attraversa la quota y e maggiore è la rapidità con cui aumenta l'area. Questo si capisce anche dal disegno. Se l'asta giunge all'altezza y e in quel momento è molto lenta, l'area aumenta molto lentamente. Se l'asta invece giunge a quella quota con grande velocità v, è chiaro che l'area in quel momento aumenta molto rapidamente. Quindi la mancanza della velocità dell'asta in questa formula chiaramente è assurda e quindi fa capire che la formula è sbagliata. Perciò quando si commette un errore ci si può accorgere spesso, perché i risultati dal punto di vista intuitivo non hanno senso.